Cioè, vedo, prevedo e ce la vedo per una squadra da calcio. Andiamo bene, proprio bene. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. Non ci hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. Eccoci qua, anche se è venerdì, uno pensa magari il venerdì questi riposano, la smettono di ammorbarci l'esistenza, invece no, dai che è venerdì e dopo di noi sarà tutto in discesa, no Paolo? Nonostante la zona arancione, rossa, nonostante i continui cartelli andrà tutto bene, che voglio dire anche i gatti neri si toccano, ci siamo. Noi ci siamo, noi siamo in arancione rafforzato in verità, però abbiamo una prerogativa, come oramai chi ci segue sa, il Bargigia praticamente ha una deroga e non chiude mai. Non chiude mai. Io non so con cosa l'hai rafforzato tu l'arancione, se col Campari o con altri prodotti analoghi, voglio dire, ma chi lo sa, non è dato sapere. Col tuo gilettino sei veramente trendy. Vado bene. Ne abbiamo di robe e parleremo anche della nostra Udinese, non solo in sede di pronostico, ma perché la prima rubrica, ho visto cose, riguarda proprio il match di San Siro. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Allora, abbiamo solo che l'imbarazzo della scelta nell'ho visto cose. Perché? Perché si parte ovviamente dal gesto di Struger Larsen, che ha procurato un rigore molto molto discusso. Ma quello su cui vogliamo soffermarci noi, al di là dell'aiuto arbitrale dato al Milan, al di là della circostanza che veramente ha dato seguito a una serie di cose allucinanti sul sito del ragazzo, che assolutamente non meritava questo linciaggio mediatico, è piovuto di tutto, ma dopo vi mostreremo anche una curiosissima mail che è arrivata in sede all'Udinese Calcio S.P.A. Paolo! Ma guarda, intanto questo cross di Rebic arriva al minuto 95 e 3 secondi e ha fatto molto discutere perché eravamo al di là dei 5 minuti di recupero. Poi in verità questo è stato un dibattito che non sta ancora finendo adesso, perché sui miei profili social c'è una battaglia su questa cosa, chi legge il regolamento, chi lo interpreta. Fatto sta che ovviamente questa azione incondizionata del povero Struger Larsen, che è uno dei migliori giocatori dell'Udinese e che casualmente o anche per scelta domenica riposava perché al suo posto ha giocato Molina, ma è un giocatore che ha sempre fatto bene e fatto tutto, perché eccetto il portiere è uno che può fare qualsiasi ruolo, e guarda lì purtroppo cos'è successo. Il primo a dispiacersene umanamente è stato il giocatore, perché abbiamo visto poi le immagini in uscita da San Siro, dallo stadio, dal campo, e piangeva Struger Larsen, quindi dimostra quanto ci tenesse e ci tenga all'Udinese. Chiaramente è diventato anche un po' protagonista, no, dei meme sui social, perché in effetti, se la vogliamo prendere da un lato spiritoso, guarda lì come stacca e come va in alto. Il buon Larsen praticamente è pronto per una schiacciata, no? Eccolo qua. Uno è LeBron James con la maglia dei Lakers, il colore è uguale, e l'altro è Struger. Ma è chiaro, eccolo qui. Praticamente invece questo è un po' una parodia di Michael Air Jordan, no? Eh sì. Jordan. Dico bene? Dici esatto. Sì. No, voglio dire, ma bisogna prenderla in modo spiritoso, perché comunque parliamo di calcio e di sport, e purtroppo io so, e tu l'hai anticipato, che veramente la batteria degli odiatori seriali sui social è sempre più affollata e si sono scatenati.
A proposito di robe, non diciamo brutte, speriamo che gli sia sfuggita di mano o gli sia uscita dalla penna peggio di quella che doveva uscire. Allora, ragazzi, questa è vera, questa è una mail arrivata all'Udinese e in questa rubrica trova posto. Allora, vedete, dice così, buongiorno, e c'era veramente, allego un biglietto da 2 euro che mi avrebbe portato alla vincita di euro 166 se il signor Strugerlasse non si fosse travestito da un pallavolista, non due, un. Il bello del calcio è che fino a quando la partita non è finita può accadere di tutto, virgola, questo lo so, virgola, inciso, però perdere a questa maniera fa incavolare. Potete far leggere questa mail al giocatore così magari vediamo se mi rimborsa lui. Con 3 figlie piccole facevano parecchio comodo, soprattutto in questo periodo. Allora, quando io so che l'ho girata a Paolo, Paolo ha riso per mezz'ora, poi mi ha telefonato e mi ha detto sto ancora ridendo, ma è vera, l'hai scritta tu, non l'ho scritta io. Abbiamo chiaramente cancellato il nome di chi ha scritto e il recapito telefonico, perché ha anche scritto questo è il mio numero così mi rimborsa o una cosa simile, ragazzi, cioè destabilizzante. Vabbè, diciamo che chi l'ha scritta è un pazzo che in senso buono comunque ha un po' una visione della realtà distorta, no? Perché poi se i suoi valori sono la bolletta da 2 euro che ti fa vincere 166 euro, capisci anche che probabilmente questo povero ragazzo è povero economicamente, visto che si duole per il mancato incasso di 166 euro, e povero anche di spirito, perché veramente attaccare un giocatore perché praticamente fa una cosa del genere. Guarda, devo dire o facciamo una colletta praticamente, ecco, domani, ecco, in trasmissione. Domani facciamo una colletta, ma io ho un'idea, sai Paolo, mi è venuta. Siccome non sono stato tanto bene in settimana, ho avuto tempo per pensare perché ero a casa nel mio letto di dolore, allora ho pensato, caro scrittore, facciamo un cambio, ti do qualcosa di assolutamente utile a recuperare il denaro. Ti do una collezione di foto della prima comunione di Francesco Pezzella, cosa ne pensi? Oppure ti posso dare le foto di quando Marco Taviana allenava. Sono tutte in bianco e nero, ma sono belle, voglio dire. Secondo me, se trovi un collezionista barra feticista, ci fai dei soldi. Tu cosa dici? Sì, oppure per il suo bene, per alimentare la sua cultura, magari un dizionarietto d'italiano così per un po' la sintassi, no? Cosa dici? La sintassi, guarda, sono appena stato dal dentista, mi ha detto anche lui che come sintassi e ortodonzia possiamo anche andare avanti. Però per chiudere questa parentesi dell'ho visto cose, guarda che Struger ha fatto inconsciamente un exploit atletico pazzesco, perché è andato in cielo veramente, è andato in cielo. Assolutamente vero, assolutamente. Qualcun altro l'ha fatto, qualcuno di molto meno interessante, e lo sai Paolo, ne abbiamo parlato, il sottoscritto ha fatto un errore uguale quando giocava in una carriera assolutamente trascurabile. Andiamo avanti, seconda rubrica, cambiamo da Udine, andiamo a Napoli, l'annamo bene. Andiamo bene, proprio bene. Caro Paolo, per dirla in francese, par di capire che c'è un casino che non finisce più a Napoli. C'è un casino che non finisce più, secondo me, alimentato dalle scelte di De Laurentiis. Prima di non star vicino alla squadra quando comincia a perdere la finale di Supercoppa con la Juve e poi col Verona in campionato. Alimentando voci, cioè praticamente De Laurentiis ha trasformato Gattuso e il Napoli nell'orso in fiera dove tutti si sentono autorizzati a tirargli le pallonate per farlo cadere, e poi con il silenzio stampa dopo la sconfitta di Bergamo, praticamente in un ambiente già, eccolo qua, Fury Insigne che squadra di M tira un calcio a un cartellone. Praticamente, insomma, andiamo bene è per dire che, come diceva la signora Lella, cioè siamo veramente in una situazione, insomma, che tanto bene non va, no? Ecco, vedi Insigne, calcio al cartellone, poi si gira e labiale lui dice squadra di M. Ma capisci, questa è una situazione da della serie squadra sull'orlo di una crisi di nervi. Paolo, e a me dispiace, sì. Posso interrompere un secondo? Tra le altre cose, oggi c'è la notizia, no, di Gattuso, ecco appunto, che ha allontanato Mario Rui. Sì, sì, no, ecco, io mi riferivo all'episodio di Insigne. Sì, sì, praticamente, certo, ma la situazione, ieri, no?
Sì, no, ieri c'è stato il comunicato dell'agente di Insigne che ha voluto specificare che il giocatore non ce l'aveva coi compagni e oggi c'è stato un comunicato del Napoli per dire che il giocatore non si riferiva alla squadra. Evidentemente queste sono delle pezze che in un clima più disteso non sarebbero nemmeno necessarie. Ti devo dire che io sono un po' critico però in questo senso con Insigne, perché l'attaccamento alla squadra è anche giusto che con la tensione della partita prendi gol all'ultimo secondo perché un tuo compagno Manolas appena entrato fa un fallo sciocco da rigore, ti arrabbi, però tu sei il capitano del Napoli e non dimostri tanto equilibrio, perché ricordiamoci che Insigne è quello che dopo il rigore sbagliato in Supercoppa con la Juve si è messo a piangere, è quello insomma che ogni tanto fa delle sceneggiate un po' napoletane, no? Ecco, ma credo che ci sia giustificazione, perché la squadra e il suo allenatore sono veramente esposti ad un bombardamento mediatico incredibile. Però è stata una scena che sicuramente ha colpito, certo. Perché ti fa capire che è un po' una roba da tutti contro tutti ed è una barca che Gattuso e Giuntoli stanno facendo fatica a portare in porto. Assolutamente vero ed è evidente, notizia appunto, che una di fila all'altra, quella recentissima, Mario Rui allontanato, insomma una polveriera. Andiamo avanti e torniamo a risalire lo stivale, parliamo della Fiorentina, soprattutto di Cesare Prandelli nella uomo, da uomo a uomo. Non ci hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. Caro Paolo, la tua profezia sul ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola è assolutamente azzeccata, perché si è verificato una specie di crisi di rigetto e già si parla di chi potrà sostituire Prandelli l'anno prossimo. Tutti danno per acclarato che la Fiorentina resterà in Serie A. Io metto i puntini. Sì, guarda, quando io avevo criticato la scelta di Commisso, chiaramente non è perché fossi contro la Fiorentina, ma perché dicevo che era una scelta doppiamente sbagliata. Uno, di aver tenuto Iachini e non averlo ringraziato per la salvezza l'anno prima, e due, praticamente c'erano ancora tanti allenatori liberi sul mercato. Ti faccio l'esempio, per esempio Semplici, che è l'ultimo che si è accasato al Cagliari, e invece il Commisso ha voluto rispolverare la mozione degli affetti prendendo Prandelli, che a Firenze non allenava praticamente da 10 anni, insomma, no? Lui dalla Fiorentina andò alla Nazionale, dove fece il Mondiale in Brasile. Ma il problema qual è? Che è un allenatore che poi aveva dimostrato di non essere più un allenatore, per carità, una bravissima persona, ma in pratica aveva solo allenato pezzi di stagioni, neanche mezze stagioni, l'ultima che tu sai bene al Genoa 2 anni e mezzo fa, poi all'Al-Nasr, poi al Valencia e prima al Galatasaray. E quindi riportarlo su una panchina, voglio dire, un signore di 64 anni che poi è fermo da così tanto, è stata una scelta sbagliata. Ho ricevuto un sacco di insulti, però da uomo a uomo mi viene da dire, e sai cosa? Qui parlo direttamente a Prandelli, perché c'è stata una sua frase quando l'hanno presentato e parlava del suo contratto, che gli hanno fatto un contratto fino a fine stagione, e lui ha detto: vedrete che saranno fra 2 mesi i dirigenti a venire da me e chiedermi di rinnovare. E purtroppo, caro Cesare, questo non succederà. Intanto speriamo che la Fiorentina si salvi, perché ha perso con la Roma l'ultima gara, la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, ha una media da Serie B, ma con una rosa sicuramente di ottima qualità. E adesso in classifica si fa dura, perché il Torino per esempio ha 2 gare in meno, il Cagliari è in ripresa, la Fiorentina ha preso in 9 gare ha preso gol negli ultimi 10 minuti. In settimana Prandelli, prima di giocare con la Roma, aveva messo il dito su questa situazione: dobbiamo essere più concentrati, ogni partita deve essere la partita della vita. Perdono 2-1 con la Roma, fa gol a Diawara a 2 minuti dalla fine. Cioè, quindi insomma, il mio da uomo a uomo è un po', come dire, a Prandelli: forse hai sbagliato, ti sei sopravvalutato a rimetterti in gioco e ad illudere anche con quelle dichiarazioni quando sei arrivato, e ha sbagliato Commisso a prenderti, hanno sbagliato i tifosi della Fiorentina ad attaccarmi sui social quando io avevo letto, ahimè bene, questa scelta. Chi si espone viene attaccato, e tu ne sai qualcosa, voglio dire, tu non hai mai posizioni democristiane, quindi io non sono mai stato della DC, quindi capisci che è ovvio che in un'epoca così poi con i social è un attacco quotidiano, però l'attacco mi alimenta, mi dà benzina, mi fa stare bene, perché vuol dire che
uno che sono vivo e due che faccio cose che danno fastidio. Se fai cose da 0 a 0 non ti considera nessuno, sai, non caro ti considera Massimo. Nessuno, vero, vero, vero. A proposito, un altro mostro sacro nel mollo, ma che mollo? Andiamo a vedere. Mollo, ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Dove passo io non cresce più l'erba, caro. Si è presentato praticamente così Cosmi, no? Dicendo praticamente che chi viene a Crotone deve avere paura. Se il buongiorno si vede dal mattino. Tutti hanno criticato la scelta di Cosmi, eccolo qui, mentre stringe la mano ai dirigenti. Sono mancato alla Serie A, mi hanno mandato via in malo modo ora. E questo è tutto materiale per la vecchia Jalapas Band quando faceva... Ti ricordi, no? Le fra ipse dixit. Ti ricordi, noi nel nostro piccolo andiamo a cercare tutte queste cose qua, chiaro, voglio dire. Certo, ma perché è un esercizio mentale, stimola il pensiero, no? Cioè le dichiarazioni di Cosmi, che tu hai anticipato, chi viene a Crotone deve avere paura. Io ovunque abbia allenato ho instillato questo concetto. Quando si scende dal pullman nessun timore, credo che questa squadra abbia bisogno di autostima e fiducia. Le qualità di questi ragazzi non sono inferiori alle squadre concorrenti per la salvezza. Caro Massimo, quello dell'Atalanta però sì. Paolo, sai qual è il segreto? Il segreto è quando lui ha detto quando si scende dal pullman è sul timore. Ecco, la squadra non è scesa dal pullman. Voglio dire, è rimasta sul pullman. Questo è il fatto. Atalanta 5, Crotone 1. Atalanta 5, Crotone 1. La situazione a Crotone purtroppo è disperata. Cioè, io credo che... Ma nemmeno Guardiola forse lo salverebbe. Però dai, Cosmi anche lui appartiene... a quelle scelte che non hanno una logica, non hanno un senso, perché comunque non progetti nemmeno il futuro, capisci? Tu allora prendi un allenatore giovane e cominci a preparare la prossima stagione. Se in A è meglio, altrimenti no. Ma non giovane per l'età, giovane perché poi gli allenatori devono avere una carica di empatia e una lettura con i loro giocatori pazzesca, soprattutto in un'epoca come questa dove ognuno di noi ha un milione di distrazioni, social, le cose, per farti seguire. E questi sono troppo della vecchia guardia, capisci? Certo. Quindi, Paolo, intanto andiamo velocissimi, che siamo un po' in ritardo con il vedo, prevedo e stravedo, via! Cioè vedo, prevedo e stravedo per una squadra da calcio. Tre partite, Udinese-Sassuolo? Uno per me uno. Siccome ha portato bene l'altra volta a mettere tu uno, io X, perché con la Fiorentina si è vinto, rimetto X io. Seguo il copione per scaramanzia. Sarei più sull'uno, ma metto X per scaramanzia. Juve-Lazio. Juve-Lazio, io metto X questa volta. La Juve ha troppi giocatori fuori, ne ha troppi fuori, ecco. Certo che se vuole rincorrere la Champions, beh, lo scudetto forse, la Champions deve vincere. Però avrà la testa anche al Porto, troppi assenti, X. Ecco, qui ti voglio, veramente partita difficile da andare a pronosticare, Inter-Atalanta. Vado con coraggio, uno. L'Inter mi convince troppo, è troppo in autostima, è troppo sicura e comunque ci sono 10 punti in classifica tra l'Inter e l'Atalanta. Sì. E io rispetto questa differenza. Uno, tu? Uno. Io non lo so, prima o poi l'Inter non può vincere sempre, questo voglio dirti, non può vincere sempre e l'Atalanta... Prima o poi una partita buona con le grandi la gioca, no? Perché spesso e volentieri l'Atalanta quest'anno è stata un divaga. Metto X, provo la X. Tu metti X. Quindi non siamo d'accordo su nulla? No, Juve-Lazio siamo d'accordissimo, X, tutti e due. Ok, perfetto. Juve-Lazio siamo d'accordissimi. Ma prima di salutarvi, amici, un altro rigore al Milan. C'è un bellissimo meme animato che abbiamo trovato sul tubo, è praticamente salutate la rigorista, chiedo alla regia di mandarcelo e poi vi salutiamo. Calcio di rigore per il Milan. Arriva il calcio di rigore.
Fallo su Rebic, calcio di rigore per Marco Di Bello. Salutate la rigorista, come si canta allo stadio, no? Solo che rigorista non l'ho mai sentito. È vero, è vero, è vero. Non c'erano tutti, perché sono 16 quest'anno. Andiamo, facciamo notte, facciamo. Ci sono delle esigenze televisive. Facciamo sì, notte. Sì. Facciamo. No, ci stava la pizzicata al Milan, insomma, anche dopo Milan-Udinese, dai, ci stava. Sono tanti, ci sono quasi tu, secondo me, la buona parte dei rigori del Milan c'è, però sono obiettivamente tanti, voglio dire. Guarda, a parte gli scherzi, 5 secondi, il Milan ha avuto il merito di essere una delle squadre che è entrata tanti in area, cioè Ibra e le tre mezze ali, cioè tantissimi in area, quindi cioè, sono tanti meritati, ecco, c'è una squadra che ha sempre giocato all'attacco, quindi onora il merito. È vero, è vero, è vero. Sei pronto per domani? Guarda che ti porto Tavian domani, sei pronto? Eh no, domani c'è Tavian ufficiale, domani Tavian, Eleonora Nocente, Pezzella... Carlo Longhi, e Pezzella? Ufficiale. E Pezzella? Niente. Pezzella, non è sta contemplato e mi contrado, voglio dire, una volta, semelinanno licet insanire, one shot. Ok, one shot and one go. Mañana il signor Pezzella è stato descanso, si riposa. È nell'estadio. Bueno. Bueno. Entendido, perfetto. All'estadio. Vale. All'estadio, sì. E il pechegno sta nell'estadio. Ok? Sì, buona tarde. Buona tarde. Ciao a tutti. A te e a tutti. Ciao, scusate, abbiate pazienza, siamo fatti così, ci hanno disegnato così. A venerdì prossimo. Ciao. Cioè vedo, prevedo e ce la vedo per una squadra di calcio. Andiamo bene, proprio bene. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Non c'hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi.